E benvenuti in un nuovo video. Oggi faccio un video di make up per quanto riguarda le feste di Capodanno e della Befana, diciamo le ultime feste di gennaio, perché purtroppo quello di Natale non sono riuscita a farlo perché ho festeggiato insieme alla mia famiglia, insieme a mia mamma, così, e allora ho voluto lasciarmi il giorno di Natale tutto dedicato alla famiglia. Infatti questo qui lo vedete il giorno dopo di Natale, sperando di riuscire a caricarlo, se no lo vedete il giorno dopo ancora, quindi o questo giorno o il giorno dopo ancora, perdonatemi, però comunque sono ancora in tempo per le feste di Capodanno. Se voi avete qualche festa, dovete uscire, nel senso, se voi avete qualche uscita con i vostri parenti, potete sfruttare questo trucco. E infatti oggi mi sono messa le orecchiette, mi sono vestita di grigio, ma andremo a fare un trucco non proprio grigio, ma un pochetto più dedicato sempre alle feste, però non è un po' più particolare, diciamo. Ho fatto un trucco un pochetto più particolare e andrò a utilizzare la palette che mi ha regalato mia sorella. Ciao Sofì! Ciao, grazie mille. Questo video è dedicato un po' anche a lei, dato che quest'anno non è potuta venire qui da noi. Allora non mi ha potuto neanche fare un regalo, allora riutilizzo il regalo che lei mi aveva fatto Natale scorso, così posso, diciamo, fargli anche a lei ringraziarla, diciamo, posso ringraziare anche lei di questo bellissimo regalo. Si chiama Shiny della Pupa, mi piace veramente tanto, adesso lo andiamo a vedere insieme. Infatti oggi andrò a fare un trucco con quasi tutti, perché non ce l'ho proprio tutti, con quasi tutti i trucchi della Pupa, quelli che ho. E andrò a utilizzare appunto questa palettina veramente bella, e c'ha uno specchietto e questi sono i colori. Io già questa l'avevo utilizzata una volta per conto mio e devo dire che mi è piaciuta tantissimo. Ha appunto gli ombretti, un primer, gli ombretti, un eyeliner che andremo a utilizzare, dei correttori e per le sopracciglia. Infatti andremo a utilizzare tutta la palette per fare tutto il trucco. E poi andrò a utilizzare, oltre a questa, un'altra palette, un'altra trousse, questa è una trousse che lei mi ha regalato sempre della Pupa e che è gigante, quindi non so se riuscirò a farvela vedere quando faccio il video, però vi lascerò le foto dei trucchi che andrò a utilizzare. Ed è questa qua, la faccio vedere un po' meglio per fare questo trucco. Sono perfetti, soprattutto perché in questa palette ci stanno solo colori shimmer, non ci stanno i matte, mentre qui ci stanno i matte, quindi andrò a utilizzare i matte di questa palette qui. E poi andrò a utilizzare anche la terra, perché qui c'è anche una terra. Adesso ve la faccio vedere velocemente aperta. Ha praticamente uno specchio grande, diciamo, due specchi con uno specchio in mezzo. Questo penso che ce l'ha messo lei perché purtroppo si era rotto, perché sennò ci doveva essere uno specchio più grande, perché questa ovviamente ce l'ha da tanto tempo. Qui ci stanno degli smalti secchi, che però io lascio così per bellezza. E qui troviamo da questa parte e da questa, semmai vi lascio un'immagine qui, vi faccio un video proprio dove vi faccio vedere tutto quello che c'è all'interno. Allora, aprendola, troviamo qui ci sta la terra e la cipria, da questa parte qui ci stanno gli ombretti, ci stanno sia matte sia in crema, sono quasi tutti matte. Da questa parte ci stanno altri ombretti, la matita per le labbra, il pennellino che è un po' sporco perché l'avevo utilizzato io, un mascara purtroppo secco ma lo lascio qui per bellezza, una matita azzurra e un pennellino che lascio lì anche quello per ricordo. Poi aprendola sotto troviamo un altro scomparto da aprire. Allora, uno ha l'apertura difettosa, quindi bisogna che sto attenta. Vabbè, la tolgo un attimo. Eccola qui, e si apre e ci troviamo altri ombretti, quelli che utilizzerò in questo video.
sono questi marroncini, poi ci stanno quelli in crema, i rossetti, lucida labbra, e qui ci stanno due farde e un fondotinta che secondo me in verità è un correttore, perché sotto ancora ci sta un altro scomparto ancora, che si apre tutto, e troviamo altri ombretti che utilizzerò, quello scuro lo utilizzerò per il trucco, e ci sta un fondotinta, e la trussa è questa qua. Come vedete dall'immagine, dal video, è bellissima, cioè mi piace tantissimo, è veramente grande, molto molto bella. È una trousse ovviamente, come ho già detto, molto vecchia, perché da tanto che ce l'ha mia sorella, però è veramente bellissima, comunque funzionale, funzionante, perfetta, insomma. Infatti l'andrò a utilizzare per fare il trucco, perché voglio utilizzare tutte le cose che mi ha regalato, dato che questa purtroppo, sono sincera, l'ho sfruttata un po' poco, scusa Sofi, però questa volta voglio almeno utilizzarla insieme a voi, perché mi piace tantissimo. Poi andrò a utilizzare il mascara della Pupa Vamp, questo lo andremo a utilizzare insieme. Il Pupa Vamp io ce l'ho in versione mini, però un giorno voglio comprare quella full size, perché mi è piaciuto tantissimo questo mascara. Poi andrò a utilizzare il fissante che avevo preso da Attigotà, della Pupa, che andrò a utilizzare per bagnare i pennelli e per fissare il trucco, perché fissare il trucco durante le feste serve sempre, perché magari dovete ballare, dovete parlare, dovete correre, cioè correre nel senso, dovete andare in giro per i parenti a parlare con i parenti, magari vi accaldate e il trucco può colare, quindi con questo potete stare tranquilli. Poi andrò a utilizzare il blush che ho comprato sempre da, ah no, questo da Sapone o da Attigotà, no, da Attigotà, scusate, da Attigotà, sempre della Pupa, il blush cotto, carinissimo. E andrò a utilizzare anche questo rossetto Eye Matte Lip Fluid, scusate, questo qui, veramente carino. Adesso dopo vi faccio vedere anche il rossetto all'interno, ed eccolo qua. Io andrò a prendere questo colore rosso, è un rosso un po' chiaro, però va bene per cambiare colore, però il rosso ci sta sempre, e andrò a utilizzare questo. Premessa veloce, scusate per le unghie, questa purtroppo mi si è un po' scheggiata, perdonatemi, ma purtroppo le unghie a me non mi reggono mai. Finito il tempo delle unghie. Nel video scorso avete visto, nel video quando ho fatto il video della vigilia, avete visto che già se ne è staccata una, quindi dopo quella ha fatto il domino, si è staccate tutte, quindi ho dovuto toglierle, però adesso le lascio così. Ho messo solo un po' di smalto gel, e poi dopo questo gel lo si può togliere tranquillamente, e dopo magari più là le rifarò, però adesso le lascio un po' così corte. E iniziamo subito a fare il trucco. Eccoci qua, mi sono avvicinata un po', e come faccio sempre andrò a fare un occhio solo, che poi quell'altro lo faccio off camera, perché il video lo voglio fare un po' più corto per editarlo subito, perché così riesco a editarlo subito, se no mi ci vuole 2-3 giorni per editarlo, e quindi voglio fare una cosa un pochetto più veloce, perdonatemi, ma comunque è un trucco last minute, ecco, diciamo dell'ultimo minuto. Allora, inizio subito a fare le sopracciglia, infatti andrò a utilizzare il kit che troviamo qui all'interno della palettina. Andrò a utilizzare ovviamente questo scuro qua, e utilizzerò il pennello della palette, perché ogni tanto mi piace utilizzare i pennelli che trovo all'interno delle palette. Questa crema per le sopracciglia è un po' chiaretta, diciamo un po' marroncina, però va bene lo stesso. Mi vado a pettinare un po' le sopracciglia e vado a fare le sopracciglia. Eccole qua, le ho solo un po' riempite, e questo è l'effetto, mi piace, alla fine è un po' più marroncine, però non fa niente, dai, si può fare, alla fine ho coperto solo i buchetti.
Volevo premettere una cosa, mi sono dimenticata. Come vedete alle mie spalle non ho messo più lo sfondo bianco, ma bensì il mio sfondo della mia postazione, perché ovviamente ho decorato un po' di più la mia postazione, dietro un po' più bianco, quindi la fotocamera dovrebbe mettermi un pochetto più a fuoco, infatti penso che mi stia mettendo a fuoco. Voi fatemi sapere nei commenti, perché tante volte io non guardo la fotocamera mentre mi trucco, quindi non riesco a capire se sono a fuoco o no, quindi fatemi sapere voi se sono a fuoco. Vado a fare l'altra sopracciglia. Ecco qua, ho fatto le sopracciglia. Questo pennellino è meraviglioso perché è molto sottile, quindi penso che lo userò molto spesso. Dopo lo andrò a pulire, così ce l'ho bello pulito. Adesso andiamo a fare un occhio. Andrò a utilizzare il correttore che troviamo qua, non andrò a utilizzare il primer, ma bensì direttamente il correttore, questo correttore qua, quello più chiaro. Lo vado a mettere come colore, come base, scusate, come base. Vado a prendere un pennellino così, lo vado a prendere direttamente con questo, perché penso che funziona meglio, no? Faccio le prove oggi. Vado a usare il dito, che è meglio, mi trovo meglio. E vado a metterlo su tutto l'occhio. Vado a metterlo pure su quell'altro, però facciamo un occhio solo, così già quell'altro ce l'ho pronto. Ecco qua. Adesso iniziamo subito a fare il trucco. Allora, vado a prendere un pennellino un po' sottile, cicciotto ma sottile, questo qua, e vado a prendere, per iniziare vado a utilizzare la palette grande, che poi vedrete, vado a utilizzare questa palette, questa trousse qua, che poi ovviamente i colori ve li metto qua così li vedete, perché sennò così non ci riesco. Un attimo che mi sistemo, ecco qua. Andrò a utilizzare per fare la prima parte. Allora, intanto vado a fissare l'ombretto e vado a utilizzare questo colore chiaro che troviamo in questa trousse qua. Vado a prendere un pennellino piatto, anzi un pennellino cicciotto, così, e vado a prendere questo colore qua. Eccomi qua. Allora, adesso vado a prendere un colore un po' più scuretto. Vado a prendere prima questo colore qua, vado a prendere il marrone scuro che troviamo nella palette, quella in basso, e vado a prenderla con il pennellino bagnato, perché purtroppo devo bagnarlo, perché questi colori è meglio bagnarli. Vado a prendere il fissante, così lo vado a provare, le palline all'interno, e vado a bagnarlo un po'. Non lo so, spruzzato in faccia, posso dire, spruzzarlo nel pennellino. Vado a prendere il marrone e vado a tracciare una piccola cut crease in questo modo qua. Non troppo sopra. Vado a prendere un pennellino, vado a prendere il correttore dell'altra palette e vado a pulire dove non voglio che il colore venga, perché qui andrò a mettere lo shimmer, dopo lo vedrete. Ecco qui. Adesso con un pennellino da sfumatura piccolo, come questo qua, io l'ho preso da Winey, questo qui è il pennello di Winey, quello piccolino, vado a prendere un marroncino, vado a prendere questo marroncino qua e vado a fare la sfumatura sopra di transizione, dalla parte di sopra, sfumandolo sul marrone. Sempre con lo stesso pennellino vado a prendere l'altro colore un po' più scuro e
lo vado a mettere sopra. È un rossiccio, vedete? È proprio un rossiccio, molto carino. Però lo andrò ovviamente a scurire con un altro pennellino da sfumatura, un pochetto più concentrato, usando il marrone che abbiamo usato prima, per avere una transizione bella definita. Non vi preoccupate se sbordate, perché dopo possiamo correggere con il correttore. Riprendo l'altro pennello e sfumo sopra. Uso questo qua per andare a sfumare i contorni. Adesso vado a prendere di nuovo il correttore e vado a fare una cut crease. Ecco qui, questo è il risultato. Adesso vado a prendere un pennello piatto, vado a bagnarlo e vado a prendere il primo colore di per fare la cut crease, e sarebbe questo qua, questo ruggine, color ruggine, perché voglio cambiare colore, perché vado a mettere sempre il rosso questa volta, il rosso, l'oro, scusate, questa volta voglio mettere questo ruggine qua, lo vado a mettere su tutta la parte, proprio tutta la parte dove abbiamo messo il correttore. Adesso andiamo a prendere un altro pennellino sottile, vado a utilizzare questo, vado a bagnarlo con il fissante sempre, ecco qua, e vado a prendere questo colore qui, questo marroncino qua, questo a fianco, che è sempre shimmer, e vado a fare un piccolo eyeliner laterale. In questo modo qua, senza andare sopra, ma appena piccolo, proprio facendo tipo due righe parallele, in questo modo qua. Adesso vado a mettere l'eyeliner, lo andiamo a mettere insieme in questo video, così facciamo tutto tutto insieme. Vado a utilizzare lo stesso pennello che ho utilizzato per farmi le sopracciglia, perché è sottilissimo ed è comodissimo, e vado a prendere appunto l'eyeliner che abbiamo qui in dotazione. Vado a prendere questo pennellino e vado a sfumare un po' sopra. Questa è la nostra riga di eyeliner. Vado a mettere un po' di colore sotto l'occhio, sempre utilizzando questo qua, e andrò a prendere il marroncino che abbiamo preso, che abbiamo usato per fare la riga qui sopra, e lo vado a mettere sotto, e vado a sfumare con questo che c'ha tutti i colori che abbiamo messo sopra, senza prelevare il prodotto, solo sfumando così. Ecco qua, vado a prendere una matita bianca, perché voglio andare a mettere una matita bianca o color burro. Eccola qui, vado a mettere questa matita qui della Kiko, questo colore qua, adesso lo faccio vedere se mette a fuoco, è un color burro, e vado a metterla all'interno dell'occhio, perché così diamo un po' di profondità allo sguardo. Come punto luce, perché dovrò mettere anche un punto luce che mi piace tanto metterlo, vado a prendere un altro pennellino piccolo, eccolo qui, vado a prendere questo pennellino qua e vado a prendere il colore questo qua, questo colore qui, questo champagne, perché voglio comunque che tutto il trucco risulti omogeneo. Vado a bagnarlo sempre, così risulta più intenso il colore, e vado a metterlo all'interno dell'occhio. Ecco.
qui. Vado a metterne un po' anche sotto l'arcata sopraccigliare. Questo qui è un po' più glitterato come colore, però è carino. Ed ecco qui il trucco finito. Adesso vado a farlo dall'altra parte e finiamo dopo il trucco insieme. Eccomi qua, ho fatto anche l'altro occhio e ho messo il mascara di qua, ma adesso andiamo a metterlo di qua, andrò a utilizzare appunto il Pupa Vamp. Mi piace tantissimo questo mascara, è bellissimo, e lo vado a mettere da quest'altra parte perché di là l'ho già messo. Ecco qua, l'ho messo, veramente bello, mi piace veramente tanto, bellissimo, cioè stupendo. Io mi sono sporchiata tutta, ecco qui, e questo è il risultato del trucco. Cioè mi piace veramente tanto, è veramente bello, molto particolare. Ho voluto fare queste due codine così per cambiare, perché vado sempre a fare la parte scura a lato. Questa volta ho voluto lasciare un po' l'effetto anche un po' egiziano, tra virgolette, un po' elegante. Mi piace tantissimo. Adesso andiamo a finire di fare il viso. Vado a mettere un po' di correttore. Ecco qua, vado a fissarlo un po' con la cipria della Pupa. Questa cipria qua, che mi piace tantissimo, questa mi era stata regalata, veramente bella. Vado a prendere un pennellino normale, diciamo questi piccolini, e vado a settare la zona. Questo è il trucco, mi piace veramente tantissimo, è veramente bello, mi gusta tantissimo. Adesso andiamo a fare il contouring. Vado a prendere un pennellino angolato che io uso sempre, non questo, scusate, mi sono sbagliata, questo qui, e vado a prendere la terra, che ovviamente voi vedete qui, della palette. Vado a prendere questa terra qui, è molto leggera come terra, però scalda un po' l'incarnato, tanto dopo andiamo a mettere pure il blush, quindi va più che bene, dato che siamo stati molto pesanti sugli occhi, voglio rimanere leggera un po' anche col contouring, perché dopo il rossetto sarà un pochetto più strong. Ecco qui, adesso vado a prendere il blush, andrò a utilizzare questo pennello qua e vado a utilizzare questo pennello, blush qui, che sto incartando, questo blush qui, che è bellissimo, mi piace tantissimo, anche il packaging è stupendo, specchiato con la scritta Like a Doll, Luminis Blush, non si vedrà mai perché è specchiato, eccolo qua. E il colore è questo qui, questo rosino chiaro, e lo vado a mettere con il pennello. E come illuminante andrò a utilizzare l'illuminante che troviamo qua, cioè questo colore chiaro qui. Vado a fissare un po' la base, tutto il trucco. E vado subito a mettere l'illuminante, che sono ancora umida, quindi l'illuminante un po' si accende, eccolo qua. Vado a prendere questo pennello che ho usato prima per fissare il fondotinta e vado un po' a uniformare tutto, perché mi piace più uniformare il tutto così. Eccolo qui, adesso passiamo all'ultimo step, che sarebbe il rossetto, ed è bellissimo, questo colore è stupendo, mi piace veramente tantissimo, ve lo faccio vedere. Il packaging è questo qui, troppo troppo bello, con la bocca che si vede il colore, e il colore è un rosso praticamente molto chiaro, però molto bello. Lo andiamo a mettere.
questo è il rossetto. Ecco qua, questo è il trucco completo. Mi piace veramente tantissimo, cioè sono veramente contentissima di aver fatto questo make up. Spero che piaccia anche a voi, il trucco è venuto veramente bello. Ho utilizzato, come avete visto, quasi tutti i trucchi della Pupa, perché mi piace tanto questa marca. E poi ringrazio mia sorella di avermi fatto questi bellissimi regali, adoro alla follia questi trucchi, mi piacciono veramente tantissimo. L'unica pecca che posso dire è che l'eyeliner non dura tantissimo. L'eyeliner è quello per le sopracciglia, le creme diciamo durano un po' di meno, infatti l'eyeliner si sta sbiadendo già, purtroppo questa è la pecca, però per il resto gli ombretti, i colori sono perfetti. Anche questa palette, questa trousse qua che avete visto, che vi lascio qui perché non riesco a tirarla su, è troppo pesante, questa trousse qua è veramente stupenda, adoro alla follia questa palette, questa trousse, mi piace tantissimo. Il rossetto secondo me ci si azzecca, perché sulla telecamera sembra molto più arranciato, ma in realtà è proprio un rosso, è proprio rosso, diciamo rosso chiaro chiaro chiaro, però sulla telecamera sembra arancione, quindi un pochino ci si addice. Mi piace troppo questo trucco, veramente spero che piaccia anche a voi, che vi abbia dato ispirazione per un trucco per le vostre feste, che vi abbia ispirato qualcosa di nuovo per le vostre feste, per le ultime feste che ci sono, che vi abbia soprattutto tenuto compagnia, che vi abbia anche strappato un sorriso con i miei gaffe. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciatemi tantissimo, fatemi tanti commentini, appunto fatemi sapere se questo trucco vi è piaciuto, se lo volete ricreare, potete usare altri ombretti, altri colori, tranquillamente, la tecnica è facilissima, basta fare una riga di eyeliner qua, la riga di eyeliner e poi mettere un eyeliner sopra. E il gioco è fatto, cioè non ci vuole gli studi per farlo, quindi mi raccomando, attivate la campanellina ed iscrivetevi per non perdere i prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima, tanti auguri, buon anno, ciao a tutti!